Londra, 1872. Sono entrato al servizio di un nuovo gentiluomo, a quanto pare. No, a quanto pare è un uomo a cui piace scommettere. Carina la musica. Ciao ragazzi, benvenuti. Bentornati. Nuovo let's play, nuova run, nuovo gioco. Un gioco che ho qui da un paio d'anni almeno, che ha vinto un sacco di premi. E che pare sia una bella via di mezzo tra narrazione e gameplay, un po' come quelli che avrete già visto a questo punto, tipo di Tarsis. Strategico, barra libro game, barra cosa gestionale, mi ispira un sacco. 80 giorni. Ispirato, come dice in questo momento il titolo, dal novello, dal romanzo di Jules Verne. Che se non avete mai letto, ragazzi, leggetelo subito. Leggete tutto quello che ha scritto Jules Verne, che è stato il precursore della fantascienza moderna. E si comincia a Londra. Inizia il viaggio. Vediamo se c'è anche un po' di introduzione narrativa, come spero, perché sennò siamo un po' così. Ok. Monsieur Phileas Fogg è tornato a casa presto dal Reform Club and in a newfangled steam carriage, in una nuova carrozza, a quanto pare, tra l'altro. L'ho aiutato a scendere. E il... steam carriage, non vorrei che fosse il treno. The iron lung steam driven horses clattered away. No, steam driven horses. C'è una roba... Ah, sì, The Iron Lunge, sì, i cavalli, tra virgolette, a vapore, dai polmoni d'acciaio, è ripartito. Capitavano io, sì. Passepartout, ha detto. Andiamo, faremo un viaggio attorno al mondo. Noi siamo Passepartout, il suo compagno, okay. Figata. Figa. Attorno al mondo, monsieur. Ho chiesto, sorpreso. Circumnavigheremo il globo entro 80 giorni. Era tranquillo mentre mi suggeriva questa follia. Partiremo per Parigi alle 8:25, tra un'ora. Ma non mi sono preparato, you're in jest. This is a shocking turnabout. Il primo. Stareste scherzando? Ci piace? Sarete scherzando? Gli ho detto con un affronto. Vi state prendendo gioco di me, monsieur. Sono totalmente serio. Preparo un altimetro e la mia giacca da sera. Non c'è momento da perdere. Tu, Passepartout, ora hai dei soldi, dei fondi. E il suo character is now polished. Ok? Vedremo, magari sarà qualcosa. Pacchiamo la roba che non abbiamo scelta per ora. Fogg's apartment, l'appartamento di Phileas Fogg. Oddio, ma sta passando il tempo? There was just a moment to see anything further for the slender volume. Possiamo partire, portare l'altimetro, ce l'ha detto lui. Ok. Oddio, ma che ansia! Dai. E ci possiamo permettere, allora, il deck, carte, shipping timetable, che direi che è utile, o wax cylinder, una musica. Oh, io secondo valuable in Vienna, Paris and Copenhagen. Stiamo andando a Parigi. Ok, però the routes for ships in Europe will be visible. Ok. Direi che ok. La maglia della salute, non puoi toglierla, secondo me. Ok. Ah no, che spavento, si era fermato il tempo. Io pensavo che il tempo andasse avanti. Ok. Quindi, vestiti da gentiluomini inglesi, possiamo viaggiare nelle classi migliori. Ok, che avrà una sua utilità. Immagini, sì. E abbiamo sbloccato. Possiamo ripaccare, no? Abbiamo finito già quello. No, possiamo ancora cambiare. Ok. Però non possiamo far molto. Ok. One fine form despite your efforts. Se premo X,
Ah, no, ok. 100 di salute. 100 di salute. Ah, ok, carino. Domani. Una valigia. Un giorno. Fuori. Ok, quindi vabbè, non ci costa niente. Andiamo, vabbè. Ne avremo di più poi. The guards van had space for one suitcase, which will suffice. Travel, this promises to be a bearable experience. Ah, perché magari viaggio pericoloso. Sì, 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 sì. Ok. Bellissima. Ma vedi, è un cavallo... è steampunk. Figata. Ah, sì, c'ha ragione. Steampunkare tutto. I cavalli meccanici sono... hanno corso veloci oltre i Piccadilly Circus. E Paul Mall più veloci di un team of thoroughbreds. Cos'è thoroughbred? Secondo me è di puro sangue questo. Ah, dei bread, cavalli... giusto, sì, sì, sì. Eppure il fischio delle 8:25 stava soffiando. In italiano non abbiamo mentre siamo arrivati alla stazione di Charing Cross. Non abbiamo i biglietti, ho gridato. Oppure siamo saltiamo a bordo. Beh, certo. Action! Abbiamo corso costeggiando il treno e ci siamo lanciati a bordo del secondo fischio. Mentre il secondo fischio risuonava il suo avvertimento. Abbiamo appena avuto tempo di sederci prima che la guardia arrivò, aprì la porta del compartimento. Biglietti, prego. Il primo, tu che dici? Non ce l'abbiamo, ci ricompriamo. Sì, esatto. Quanti soldi ce l'abbiamo? Ma sì, mi spiace, ma se eravamo di fretta, ho spiegato, dandogli uno sguardo di bisticini, di ricerca di comprensione, diciamo. Non abbiamo avuto tempo di comprarli. Potete comprarli da me, disse il guardiano, anche se è più costoso, temo. Figa. 85 pound in mano, prego. Gli diamo i soldi, siamo in torto, va bene. Ah, abbiamo 3.915. Figo, Gli ho dato 85 sterline e sorriso. Da lavoratore a lavoratore. La guardia mi ha dato i biglietti e ha richiuso la porta del compartimento che si è chiusa con uno sibilo pneumatico. Possiamo chiacchierare. E con Y possiamo vedere la borsa. Che è sempre quella, Però sì. Il fumo di Londra. Allora, ci metteremo più delle 3 ore previste, secondo me. Non importa. Perché dobbiamo leggere e tradurre. Tanto. No, se non dovessimo tradurre sarebbe più veloce. Vabbè, ma si può comunque dividere in qualche modo. Sì, 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 assolutamente. No, non era per dire, siccome sì, ragazzi, sì, stiamo facendo i piani per capire cosa portare sul canale. Voi avrete visto 2 one shot quando noi pubblicheremo sto video. Questo probabilmente lo divideremo in più parti, da mezz'oretta a 40 minuti solite, ma ci metteremo un po' più di rispetto a quello che ci diceva Long to Beat, anche solo perché dobbiamo tradurlo. Io ho visto che tradurre allunga di brutto. Il fumo, lo smog di Londra ha ceduto il passo alle colline e i pascoli della campagna del Kent, ancora intoccata dalle mani dell'avanzamento tecnologico. As he fog read his paper, we said he packed our bags and demanded to know the purpose of his journey. Chiediamogli perché stiamo viaggiando. Ci sta. Vedi, Passepartout, ha detto, ho fatto una scommessa che potremo circumnavigare il globo in non più di 80 giorni. Prima? Quanto avete... tu sei sempre gridi, vuoi sapere di quanti soldi hanno scommesso? Io leggo da lì così il microfono non... Ok. Non impatta. Scusate. Che... stiamo cercando il setup migliore, come ben sapete se mi seguite in live, c'è un delay tra Switch e OBS. 20.000 sterline. Ha risposto freddamente il mio padrone. 25.000? Ho ripetuto in un tono esterefatto. E lui si ritornò a dedicarsi al suo giornale. Forse
stanco dalla durata della nostra conversazione. Abbiamo appena un altro busta. Oh mio Dio. Un controllore bussa di nuovo alla porta. Poche miglia dopo, prima Dover. Siamo per sommergerci, ci avvertì. Ad alcune persone la cosa spaventa, quindi fate attenzione. Cosa intende sommergerci? Questo è l'Amphitrite Express Londra-Parigi, ci ha spiegato, come se fossimo dei ragazzini particolarmente poco svegli. Il treno sommergibile? Quello di cui parlano tutti i giornali di Londra? No. This is... Bellissimo. Il Mer Train. Che c'è il Mermaid. Il Gran Treno. Sì. Ho esclamato. Fece una smorfia. Capo, tutti i giornalisti e i nomignoli stupidi. Ha bofonchiato. Oh, you have been examined and stamped with articles. Artificial seals, this is the words. Ogni palmo è stato esaminato e approvato dall'artificer seals, se il sigillo d'approvazione, da cima a fondo. Questo è l'unico battiscafo locomotiva. I couldn't help a shiver. Guardiamo subito. Sì, dai. Ho premuto la faccia verso il vetro mentre le as the fins above the amphitrite, mentre le pinne sulle ruote dell'amphitrite si sono estese con un fischio idraulico. Com'è? L'hai fatto pure? Psss. La notte cadde e ci siamo immersi oltre la fine dei binari e nelle gelide acque del canale inglese del Manica. Ma che figo! Questa cosa steampunk mi piace molto. Sì. L'amfitrite ha superato le acque durante la notte ed è tornato sul Wider Gauge French Track, sulle larghi binari francesi, a Calais, mentre albeggiava. The reality mind, monsieur, I began to consider what we might occur. Avete un viaggio in mente, monsieur? Ho chiesto, mentre l'acqua del canale si asciugava dai finestrini. Non ho ancora deciso, ammise. Il nuovo canale ha velocizzato le spedizioni le rotte mercantili da Suez a Bombay. Though perhaps we could take the Trans-Siberian Railway, anche se potremmo anche prendere la Transiberiana e attraversare la Russia. Russia o Bombay, quindi dobbiamo scegliere l'altro, surely not Bombay, not Siberia. Meglio il freddo o il caldo? Che al freddo può essere una roba, si ghiaccia tutto il treno. Cioè immagino già... Beh, la Trans-Siberian Railway si è fatta apposta certo. In un mondo steampunk, secondo me sanno come scavarsela. Però... Immaginavo già robe distopiche, di treni congelati, casini. Come si chiama quel film? Icebreaker, no? Icebreaker? Coso, quello francese lì della... No, quello coreano. Sì, che è preso da una roba. Ah, certo. Ci sono anche un sacco. Vabbè, intanto noi dove andiamo? In Siberia o a Bombay? Io farei al caldo, dai, facciamo lì. Andiamo al caldo. Quindi non Siberia. In non Siberia. Mi ispira, dai. Può essere un viaggio più esotico, divertente. Esclamai. Di certo non in Siberia. Fa freddo. Ed è brutto. E ho paura degli orsi. Allora dovremmo comprarci... Ma... Ah, allora dovremmo comprarci delle pellicce, rispose, trattenendosi dal guardare verso il cielo. Ci sono delle alternative. Potremmo anche viaggiare su terra, across the Black and Caspian Sea, superare anche il Mar Caspio e il Mar Nero. La più veloce. La più veloce. Vogliamo un'avventura, mica viaggiare in prima classe. Credo che è quello che dovremmo verificare noi stessi. Parbleu, non sapevo più cosa pensare. Ah, è proprio uno supercazzo, non ti dice niente, non è soltanto... Ci pensiamo ai tempi, quando ci arriviamo.
arrivati alla Gare du Nord di Parigi dopo l'una di dopo l'una. Automaton porters lift gli portantini automatici hanno raccolto i nostri bagagli e poi le nostre e poi hanno portato anche noi le persone sulla piattaforma, sulla banchina, con le lunghe filigranate braccia metalliche, esatto. Parigi, città del mio cuore, ero a casa ma non per restare. Ma che figo, che erano dettagli cremissimi. E tu non volevi neanche giocare. No, non è quello. Speriamo di non perdere dopo due turni. Mi stava dismissando dicendo i tuoi soliti giochini indie. Sì, era un po' più volgare di così, però. Giorno 2. Amica, si è... Ma che roba? Guarda quante. Ok, ci sta. E ogni posto ci avrai più problemi, le sue avventure. Certo. Some of our possession would sell efficiently here. Banca 2 ore, esplora più 4 ore. Sì, ma... perché stanno a Parigi, esploriamo e perdiamo 4 ore. Ah, certo, vediamo il mercato, che cosa, che l'unica cosa che non costa, cosa significa. Chateau di... Ma queste sono quelle che compriamo. Ah, possiamo comprare una valigia in più. Compriamo una valigia in più, che cazzo. Minchia, sì, per 10 pounds proprio subito. Ah, perché se sai che devi andare a Berlino ti porti il vino che poi rivendi. Sì. Figata. Gli oli profumati. Interest to feminine and posh types. Ok, se devi magari provarci con qualcuno. A Berlino. Quindi se andiamo a Berlino si rivendono, spezie, orientali. Monaco, Nizza e Copenaghen. Figo. Vabbè, intanto prendiamo la valigia extra. Ah, è in automatico, ok. Lo specchio. Che può essere venduto in tre posti. Ok, ci sta. Quindi Monaco, Nizza, Copenaghen. Sì, non è proprio forse di strada. Ma che ne sai dove andiamo a finire? No, certo. Nizza è vicina, eh? Beh, ok, Nizza sì, però ad esempio se vogliamo andare verso la Russia ci sta Berlino. Se vogliamo andare. Certo. Magari questo non è anche. Per provare l'India prenderemo un'altra strada. Anche Copenaghen verso la Russia. Sì, no, stavo pensando per andare verso l'India, secondo me. Sì. Ah, giusto, andiamo verso l'India, quindi verso sud. Questo ci piace, questo. Possiamo comprare, anche possiamo comprare tutto, Beh, vabbè, ok. A meno che non abbiamo idea di andare a Berlino. Compriamo tutto. No. Abbiamo 3800. Sì, no, certo, però. Poi dovunque andiamo, riprendiamo. E adesso... Vabbè, intanto andiamo. Noi sappiamo che... Ah, ti dobbiamo trovare un altro pocket altimeter. Uno di due. Ok. Chissà che sono in set alcune cose figo, come questi secondo me. 540. Vabbè, però non abbiamo bisogno di soldi. Però è del, guarda roba da Englishman. Ah no, per quello è proprio da tenere, ci sarà di aiuto. Dai, mi ha comprato tutto, ci sta. Potremmo no, dobbiamo andare in albergo adesso, per forza. Sta passando il tempo. Ah, dopo il mercato. Andiamo in albergo. Abbiamo perso un giorno. Che babbi. X per okay. Togliere... Cacchio, abbiamo perso un giorno. Vabbè. Abbiamo preso un hotel per la notte. Qui staremo bene, sotto i nomi Sea Fog. Ma viaggiare di notte... spesso potrà essere più efficace. Secondo me le prime tappe sono un po' obbligate. Sì. Ok, dai, la prima. Dobbiamo prenotare i viaggi più lunghi in treno, ci sta, che così copriamo più strada. Forse, rispose. Quella risposta così breve indicava, penso, che i giorni di un viaggio potevano essere più flessibili nelle tempistiche. Che potrebbe permetterci più snodi. Okay, sì. Eppure, ritrovarci all'Hotel Ritz fu un'esperienza molto godibile. The clock is ticking, Passepartout. We must decide our next stop, step quickly. Quattro ore di esplorazione o la banca? Che apre le 10, però. Potremmo andare a esplorare, poi la banca,
Che bisogna capire giusto, che serve. E non possiamo partire già? Si vede di no, dobbiamo stare forse... Invece sì. Applicato B? No. Vedi, non ti fa muore, Parigi. Dai, esploriamo. Se faccio così? No. No, no, niente, esploriamo. Sono darebbe di pace. Quattro ore sono già passate. Ok. Avevamo un po' di ore da passare. Ho chiesto a Monsieur Fogg se potessi godermi la mia città prima di partire. Certo. E should you do anything, e dovessi scoprire qualcosa di Parigi, nota. Parigi, sì. Assicurati di farmelo sapere. Ho annuito e mi sono diretto verso il villaggio, verso la città. The talk of the streets was stadium. Per la strada si parlava solo di una cosa: un enorme stadio ovale elegante costruito sui verdi campi dei Champs de Mars e che conteneva le meraviglie tecnologiche, arte, divertimenti, parchi di divertimenti, e smiling crowds e folla in fila alla fiera mondiale del 1872. Or the scars of the last year's siege. Ah, qui il tempo è fermo adesso, ok. Sì, sì. Andiamo dentro, sì. A vedere la fiera del World's Fair. Mi sono sentato nel padiglione della mostra. Artificer was replacing an arc light. I went. L'artificer secondo me. Ok, va bene. Potrebbe essere... Ah no, niente. Speravo un certo Tesla. Madonna. Non è il periodo? Sì, no, vabbè, però. L'artificiale stava rimpiazzando un arc light, una luce arc, che aveva bruciato. Prima aveva sconnesso la strada macchinario dalla luce. He had a spinning iron wheel, c'era cioè una ruota rotante d'acciaio che stava avvolgendo con una serie di armature coils, di coil, bobine. Che cos'è? Chiediamo che cos'è. Ho chiesto di che si tratta, artificiere. Stavo passando da Capo Lily Pinch with proclaim her profession. Squadrando la figura dal Copper Lily Pin, la spilla che denotava la sua professione. It's a bling nuisance. È un cazzo di seccatura, ecco che cos'è. Era boffonchiolo artificiere in un accento dello Yorkshire ben marcato. These gram machines are finicky beasts. Queste macchine gram, non so cosa voglio dire, sono dei bestioni. Gram machine. Beh, lascia stare. Che cosa è la mia risposta così, la domanda così. È un motore a vapore, va bene? Solo che non fa vapore. Va bene come spiegazione? Odio spiegare queste cose a chi non ne capisce. Questo? La durezza della sua voce in realtà era pensato del tocco gentile mentre svitava il globo di enamel glass, di vetro lamellato, e la rimpiazzava due aste di carbonio all'interno. Ricollegò il supply, la ricarica, sì, e poi 10 candele Yablochov e con le collegate in serie si illuminano tutte insieme. Sono miracolose. Ho sospirato. L'artificiere sbuffò. Sono un casino da mantenere, ecco cosa sono. Miracoli. Uff. Ma le labbra si erano ammorbidite in un piccolo sorriso orgoglioso. Si guardò in tasca. Ah, guardò l'orologio da taschino, bestemmiò praticamente e scappò via, lasciando qualcosa. Non lo metto in tasca. Voglio ordinare. Dici? Che cos'è? Boh. Scegli tu.
Non abbiamo tempo da perdere. Va bene. Era un medaglione di una gilda. Un membro, un simbolo di appartenenza, di favore che potrebbe essere utile se dovessi incontrare altri artificieri lungo il cammino. Minchia, figo. Mi sono guardato di nuovo intorno. Strade fitte in ogni direzione. No, si diramavano in ogni direzione tra i padiglioni illuminati invitanti dell'esposizione. Red and Purple Tents Artificial Guild. I strolled on Avenue of Nations. I went past. Secondo? O l'ultimo, ce ne andiamo. No, vabbè, c'è altra roba. Aspettiamo, intanto il tempo non passa. Artificieri? Andiamoci. Beh, no, artificieri magari li arricchiamo, dobbiamo ridare la sfida. Magari usiamo il favore. Ah, Io andrei a vedere se possiamo usare il favore degli artificieri. Steampower Automaton Orchestra per il Steam. Figo. Ovviamente c'è musica, non possono cliccare. Un'orchestra automatica a vapore stava suonando Gleaming Brass Instruments, strumenti luminosi, brillanti strumenti d'ottone, mentre un sommelier meccanico, Pop the Cork, stappava il biglietto, il tappo di una, sì, versava. Stava stappando una bottiglia di champagne per versare del vino sui bicchieri dei passanti. Uno degli artificieri. Ah, possiamo scegliere noi. Carino. Beh, inutile forse la prima che abbiamo detto. Was explaining the guild's credo. No, il credo della gilda. Beh, magari può essere utile se dobbiamo spacciarci con la spilla per colpire. Ok. Il timbro della gilda è un'assicurazione di salvezza e sicurezza e qualità, disse l'artificiere. Prima di fermarsi per scoraggiare gentilmente le ambizioni di volare di un bebè. We will maintain everything from childhood toys. Creiamo tutto e manutentiamo tutto. A partire dai giocattoli per bambini, e indicò una scimmia meccanica che stava suonando i piatti in maniera entusiasta, fino ai motori delle aeronavi e anche i lavoratori meccanici. Figo. Final Fantasy. Figata. A mechanical valet could never replace human one. I didn't close or remain silent. To the way the music. Andare contro. Beh, lui se la sente, dice: ah no, cavoli, però io sono un attendente umano, una macchina non potrà sostituirmi, forse per quello. Passepartout o... però stiamo mettiamo in discussione il valore del loro lavoro? Dice il secondo che guardiamo. Mi sono avvicinato rimanendo in silenzio. Mi sono avvicinato e rimane in silenzio, ansioso di sentire più di queste meravigliose, di questo meraviglioso futuro meccanizzato. Un lavoratore automatico non sarà mai, non si stancherà mai o patire la fame o la sete. Può funzionare felicemente sotto il cosciente sguardo del sole e non window get fossy joe or cotton language from... sì, non si malerà mai dovendo lavorare in fabbrica. Can feel a little satisfaction, c'è un altro modo. La seconda. Ma sicuramente sarà costoso alimentare un automa tanto quanto sfamare un essere umano. Chiesi. Se non di più. L'artificiere child now screaming around. Lascia andare il bambino che ora si dimenava tra le sue braccia e mi guardò con un ghigno. Per ora, ma speriamo di costruire un automa, no, i nostri automi in maniera più efficiente e trovare, diciamo, carburanti più meno costosi. Alzò la voce un po' per indicare la folla che si stava per origliare. La gilda degli artificieri opera
attraverso i confini della nazione, casta e del credo. Ah, non sapevo che fosse tipo il prequel di Nier Automata. LOL. Ah, in che paesi? Così scopriamo dove possiamo andare a fare sfoggio della stella. Ah, ok. Tutti. Replicò, rispose. Contenta della domanda. Abbiamo... Outpost sarebbe... Bombay, a Bombay, in Siberia, Bucarest, a Bucarest, in ogni angolo della Terra. Si girò verso i bambini. Quando diventiamo artificieri diamo la nostra lealtà personale e giuriamo di utilizzare le nostre abilità solo per fini pacifici, continuò. I più intelligenti ingegneri e inventori stanno lavorando tutti insieme per plasmare un futuro migliore per tutto il mondo. Ah, i folli. È Cloud Run with the Rest of the Crowd? Sì, vabbè, dai. Sì, dai. Ho applaudito insieme al resto della folla. Carried along by her strident, trasportati dal suo tono e l'entusiasmo. L'artificiere mi guardò. No, mi trattenne la mia manica mentre la folla si dispergeva. Com'è stato il discorso? L'ho provato tutta la notte. Era un po' troppo? È la seconda. Forse un po' troppo. No. Chiediamogli. Era tutto vero? Giusto per sapere. Ho chiesto con un ciglio sollevato. Abbastanza, rispose. Il concilio attuale non è così male, comunque. Alcuni di loro hanno delle buone idee. Il trucco sarà farli votare dai giurati, dalla commissione. Le diedi feci un cenno con la testa e poi tornai alla piazza centrale. Le donne? No, secondo me Shi è, okay, è il pronome generico. Ok, avevo interpretato male forse. Sì. Gli diedi un stopping here and there to gaze at the wonders of the exposition. Mi fermai guardando le meraviglie dell'esposizione. Crowds of tourists, folli di turisti, si dimenavano e mi superavano e gli occhi pieni di meraviglia. Stroll down the Avenue of Nations. Beh, facciamoli tutti, nel senso che... Minchia? Sono cose utili, finché non passa il tempo, posso andare... Lì ci abbiamo speso 4 ore, usiamo tutti. Passeggiai verso la Avenue delle Nazioni. With buildings in the styles of the nation of the world, con palazzi tutti modellati secondo le varie nazioni del mondo e occupati da delegazioni Although a newly formed German Empire was a conspicuous absentee 827 quindi ancora non c'era l'impero tedesco, strano. E la vostra eclectic side o notiamo la cosa? Notiamo la cosa. Nonostante il nuovo impero germanico appena si formato era una strana assenza, visto che eravamo nella città che aveva di recente conquistato. The Austro-Hungarian delegation was being harrowed by an artificer. Austro-Ungarica. Sì, sì. La delegazione austro-ungarica was being harrowed, non so cosa dire, da un artificiere che mi guardava come fossi un contadino provenzale. L'artificiere stava puntando uno dei soldati che stava di guardia alla porta. Stava gridando in tedesco terribile: Verboten, verboten! Guardiamo e ci facciamo sparare al terzo giorno dai guardi. Guarderei. Esatto. Che stava sporting rather fine, sta portando un bel paio di baffi e una gleaming uniform, uniforme smagliante, che sembrava quasi immacolata. Merda! With a start I realized that he was not a man at all. With a start, con sorpresa, giusto? Realizzai che non si trattava di un uomo, ma piuttosto di un automata. Di un automa.
c'è Automata in mente. Vabbè, sì, è uguale. Con un uniforme che era semplicemente dipinta addosso. Le facce di peltro. Di peltro, sì. L'artificiere bestemmiò, sbottò. Questi austro-ungarici hanno portato i loro tomi soldati a Parigi. Anche se le... Ah, minchia. Se le macchine da guerra sono espressamente vietate dalla Gilda. Chissà quale pericolo potrebbero rappresentare. Minchia, sarebbe me ne sono andato. Di brutto, ma fa molto anche il segreto della pietra azzurra. Ok. E qui non possiamo fare niente. E okay. Stava facendo tardi. Esatto, quindi probabilmente il prossimo è l'ultimo. Ah no, basta. Sono tornato a Missy Fogg, che stava mangiando un pranzo di boiled beef all'inglese, di roast beef all'inglese. Ci hai goduto l'esposizione? Mi chiese. I thought I had been not visiting an aged great aunt. Sì. No, c'è stato. E io a noi. Nient'altro potrebbe impressionarmi ora. We are speakingly lucky to live in such an age of invention. Do you think we... Ah, la terza metterei. Sì. Almeno credi che incontreremo mai degli artificieri nei viaggi, nostri viaggi? Assurdo. Intendo utilizzare... Assured. Assured, dici? Assured. Eh sì, perché è absurdo. Sì, no, perché sarebbe forse. Absurd. È assurdo. Molto probabile. Intendo utilizzare i mezzi di trasporto più efficienti. Ho sognato che... Quella notte sognai meraviglie meccaniche e automi con delle facce... Bellissime facce scolpite. Nome little of strange inventions and strange people that would soon encounter, senza nemmeno poter immaginare le strane invenzioni e le strane persone che presto avremo incontrato nel nostro viaggio intorno al mondo. Manicured, cioè, okay. The medallion should fetch a good price in Karachi, should you say to say. Che medallion, scusa, magari. Hurry up, passepartout. Possiamo andare in banca. Non ci mi fa fare roba. Non mi fa fare altro, quindi per forza. No, non mi fa fare niente. Ok. Dobbiamo visitare la banca, disse Monsieur Fogg. Una rapina, Monsieur? No. Avete altri fondi nascosti da qualche parte? Sono un gentleman. Mi daranno il credito se lo richiedo. Ma do you suppose I put my entire fortune into a carpet bag under... Ma pensi che io abbia messo tutta la nostra fortuna sotto un tappeto? Sotto la tua supervisione? Ovviamente. La banca. Guardai la banca mentre stavamo entrando. Era un palazzo di pietra e shimmery marble floor di sbrillanti dal pavimento brillante, con bellissime finestre, fontane e piante. Vuole ritirare dei fondi? Ci fu chiesto. L'avverto, potrebbe volerci un po' di tempo. 5.000 fra una settimana. Ma che cazzo dici? Ah, qui? No. No. Oh mio Dio, però se poi ci servono perché sono robe costose. No, dopo... no, rivendiamo quello che abbiamo, siamo pieni di roba. No, no, 5.000 una settimana, sti cazzo. Troppo tempo, anche domani, noi partiamo oggi. Anche domani dice che... No. Ok. Via. All'avventura mi diceva in 3.000 sterline. Ci vorrà troppo tempo, ho informato il manager. Siamo andati via. Grazie al cielo la situazione non è disperata. Ancora. Disse. Avanti. Ok, partiamo avanti niente, sarà tanto male che aspettiamo. Perché non mi fa selezionare un cazzo? Ok. Ah, ok, possiamo scegliere. Amsterdam, carrozza privata. Nizza, 55 pound, ci mette. L'espresso per i Pirenei parte da parte da Nizza. Per Nizza. Ah, tra due giorni. E l'altro. Monaco. Domani. E per quello tanto male che aspettavamo. Cioè, domani. L'unica cosa ancora oggi è anche questa. Ma ci interessa andare. Sì. Cosa vogliamo fare?
cioè pensiamo anche al percorso così. Perché lì, ma lì ci facciamo la Russia. Eh no, non volevamo fare Bombay. Ma che ce frega, basta non perdere tempo, abbiamo una c'è una scommessa. No, certo. Vuoi andare in Italia? In Italia cosa c'è? Roma. Next Friday. Sì. Ah, che vuol dire dopo domani? Next Friday, oggi è Thursday. No, non è vero. No, è prossimo. Secondo me è settimana prossima. Eh sì, tra due giorni, in parte questa. No, minchia, no. Andiamo. Io non mi... Dai, subito a Amsterdam. Sì, sì, sì. Andata. Ah, possiamo passare 250 pounds per andare a Vienna e arrivare sabato? Cazzo. Però I suspect this departure could be discussed per negoziare. Effettivamente abbiamo parlato di Aston Garden. Dov'è che vendevamo la roba fica? In Germania. Berlino qualcosa? Tra Berlino. Andiamo un po' fuori strada. Vienna, proviamoci. Dai, proviamo. No, allora, aspetta. Anche questa, Saturday a Nizza, minchia. Però poi... No, no, per partire così... Ma perché non mi fa... passa il tempo, vedo. Più aspettiamo, più... Oh, che cazzo. Via, Vienna. 250. Quindi? Domani alle 6. Perché ormai è troppo tardi. Merda! Monaco. Ormai vedi quello rosso è domani. Porco quello cazzo. Giallo era subito anzi. No! Ormai è passato. No, madonna santa. Edo, bellissimo! No, non l'ho notato. Cioè, ma se invece di aspetta di andare in albergo stiamo qui a casa. No. Amsterdam. Sono tornato a Parigi. Plan. Ok, tutti domani partono comunque. Quindi. Senti, Vienna domani. Ah, quindi non dobbiamo cliccare. Certo, sappiamo che domani okay. C'è quella strada alle lì. 6 p.m. Non possiamo fare cose intanto qui. No, ma anche chiuso il mercato chiuso. Non è vero. Possiamo facciamo passare. No, sono le 8. Più un giorno non diventa subito le. Aspettiamo allora. Ha molto senso. Non so, se faccio uno diventa più un giorno e diventa le 9 di sera di domani? Ma non avrebbe senso. Mettiamo di sì. Vabbè. Aspettiamo. Beh, direi che come prima puntata del viaggio. Quando si mette in pausa? Si pausa. Ok. Cazzo saperlo. La serie in Paris on day 3. Perfetto alle 1.58 p.m. Potremmo anche resettare e viaggiare. Resettare? No, non ci fa partire. Sì, salvataggio. All'1.58. Ah. Però se vogliamo andare a Vienna possiamo farlo in giornata. Se no, se vogliamo andare ad Amsterdam, se vogliamo fare Vienna o Nizza così, mi sa che erano già partiti. Giusto? Andiamo a Vienna domani alle 6. Rimaniamo così, signori, noi qui l'episodio si conclude. Cazzo, bisogna ragionare velocissimi. Beh, se no mettiamo pausa e ragioniamo. No, ho capito, ma così non vediamo i menu, se vogliamo un po' restare da una parte all'altra. Sì, vabbè, una volta che due secondi abbiamo visto le tre strade, poi decidiamo. No, ma certo, però, che figata. Carino, bello, bello. Carino. Signori, 80 Days, episodio 1 si conclude qua. Ci vediamo tra qualche giorno. Adesso stiamo registrando a inizio giugno. Non so ancora quando vedete questo video, vedremo quando lo vedrete, avremo deciso con che cadenza pubblicarli, anche per non tenervi sulle spine troppo. Vabbè, sì. Ci vediamo tra qualche giorno. Alla prossima. Con 80 Days, episodio 2. Ciao!